queste ricostruzioni sono, diciamo, frutto di una mentalità oramai passata, non colpa, non colpa, retroscena. Non, io che ho vissuto queste settimane dal di dentro e avendo condiviso con tutti i colleghi, da Luigi ai colleghi di commissione, questo immenso lavoro, non esiste proprio questa cosa. È successa una cosa scontata. Noi abbiamo votato a favore, come ha detto lei, di una modifica giusta che applicava al Trentino la legge che veniva applicata a tutte le altre 20 regioni, perché ci sembrava folle non farlo, che è il Trentino un feudo. È crollato tutto, perché avete visto, lei ha parlato dell'immagine che è rimasta in chiaro dei voti, delle luci, in chiaro per qualche secondo. Lascia stare il caos creato dalla Boldrini, che mi piace dire non essere capace di gestire l'Aula, perché un qualsiasi altro presidente della Camera avrebbe annullato la votazione. Quella cosa ha fatto vedere E questo quell'immagine. a onor del vero sono in molti che oggi le dicono, no? Proprio diciamo Vabbè, la ma mi pare procedura normale, la interna normale che... Però, procedura di gestione per poi un voto questo... così importante. Quando si è passati dal chiaro allo scuro, quell'abbondante maggioranza che avrebbe bocciato questo emendamento, questa proposta sul Trentino, giusta, è cambiato qualche cosa. Qualcheduno che aveva ricevuto un mandato, l'ordine, non so come dire, l'indicazione dal partito, parlo del PD, di Forza Italia in particolare, ha cambiato il ditino, che si vedeva prima quando era in chiaro rosso ed è diventato verde. Si contano circa 71 di questi, e ciò ha affossato la legge. Ma noi, il Movimento 5 Stelle, ha fatto ciò che aveva detto, cioè ha votato a favore di qualcosa di giusto. Noi non possiamo, non abbiamo nel DNA la capacità di votare contro qualcosa che riteniamo giusto. Noi non siamo nella maggioranza, la maggioranza ce l'ha il PD, fa 300 solo alla Camera. Qualcuno nel PD, particolarmente nel PD, ha tradito il PD stesso e sono loro che l'hanno affossata. Dico però un'altra cosa. Il Partito Democratico, dopo essere stato tradito da alcuni cosiddetti franchi tiratori, ha però deciso di uccidere una buona legge elettorale, perché quella che si stava creando era una buona legge elettorale, fatta in una maniera politicamente straordinaria, perché si stava creando un quasi miracolo, e questi sono molto rammaricato che non si sia fatto, perché far sedere al tavolo quattro forze È politiche e portare questo. una legge elettorale era bello, era un bel esempio per i cittadini italiani, ma affossare tutto questo per 11 seggi di quello che a questo punto è diventato il feudo del Trentino Alto Adige, di un patto di ferro tra il PD e l'SVP, che è questo partito localistica, che tra l'altro parla la lingua tedesca, a cui veniva applicato il tedesco, che mi pare pure una barzelletta, testimonia che il PD si è assunto una responsabilità storica, ma Sai che storica nel cos'è che senso fa negativo. rabbia da cittadino, no? Che al di là di come uno la poteva pensare in merito proprio al testo di legge, giusto, non giusto, Fianellum, Germanellum, va bene, va male, è vero che avremmo avuto finalmente un testo elettorale col consenso delle quattro principali forze parlamentari, che quindi anche del paese. Questo sarebbe stato finalmente quel scatto di maturità parlamentare che da tempo, possiamo dire, insomma, è stato un po' un divago almeno, ecco. Giusto per essere blandi. Questo è veramente il grande smacco, secondo me, per la democrazia. Io condivido, condivido, e il rammarico, il dispiacere che mi sento addosso è proprio questo. Io ci credevo, umanamente ci credevo, io e tanti altri colleghi insieme a me della commissione, abbiamo lavorato costantemente, incessantemente, è giusto, per amore se lavora, lavorano tutti, ma per portare a casa il risultato, non per affossarlo. Il nostro accordo con il Partito Democratico era un accordo sul sistema complessivo, non sui particolari come questo, perché noi da persone, noi abbiamo ragionamento da cittadino, non da politico, noi abbiamo le mani libere, non ci interessa evitare di fare una cosa giusta perché pesti piede qualcheduno. Questo l'ha fatto il PD, che testimonia, è secondo me la rappresentazione dell'Italia, un paese completamente fermo perché il sistema che lo gestisce, il sistema di potere che mette la politica dei vecchi partiti, dei partiti localistici, degli interessi localistici, degli imprenditori, delle banche, tutto un sistema chiuso, che blocca di fatto il sistema. La prova è che è crollato un lavoro immenso e straordinario. Su che cosa? Su un particolare, perché era un particolare che chiudeva le clientele, gli accordi tra un partito localistico e un partito nazionale. Il Movimento 5 Stelle ha le mani slegate, le mani libere, il PD ha le mani legate e si
siccome le ha legate è stato obbligato a far cadere tutto perché non poteva fare altrimenti. Toninelli, lei parla di una legge che le piaceva, una legge secondo lei buona, comunque la migliore possibile in questo momento, però sappiamo che poi in casa 5 Stelle non è che piacesse proprio a tutti. Lo stesso Grillo ha detto che è meraviglioso il fatto che sia saltato tutto, posto che poi Grillo ha sempre degli accenti, no? in una tensione mediatica anche, però non era un testo che poi vi convinceva tutti in casa 5 Stelle, posto che la dialettica appartiene alla realtà. Io ho seguito questo lavoro in piena costante condivisione con tutto il Movimento 5 Stelle. Quando dico tutto significa i colleghi di commissione, i colleghi sia senatori che deputati, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, e tutti erano soddisfatti di dove si stava andando. Ricordiamoci che dopo 12 anni di leggi elettorali incostituzionali, noi ci siamo seduti al tavolo con coloro che le avevano scritte, Porcellum, Berlusconi e Italicum Renzi, e stavamo portando a casa finalmente una legge elettorale costituzionale. Chi non era d'accordo, innanzitutto si contavano sulle dita di una mano, non neanche due mani, ma non era in disaccordo con il prodotto buono finalmente costituzionale, col testo, ma semplicemente perché erano in difficoltà, e li capisco, perché non erano informati, non erano presenti in commissione, loro non potevano capire quello che stava accadendo e loro difficilmente digerivano il fatto che si stava scrivendo e votando insieme al PD in particolare una legge elettorale. Ma se io avessi invitato queste persone ai lavori notturni, alle 20 ore di commissione... Ma avete fatto un lavoro intenso e serrato, questo vi va dato atto. Quindi non, io il Movimento 5 Stelle era totalmente compatto, però non si può chiedere. Se io le dico, sa che cosa voleva che facessimo quello del PD? Il voto segreto è crollato, sì. La legge è crollata a causa del voto segreto, che io trovo un abominio. Non siamo più nell'epoca post-fascista in cui serviva... a lasciare una le forma mani di tutela libere. E di libertà anche, ecco, del parlamentare. Oggi viene usato per l'esatto opposto, per vendicarsi, per affossare il lavoro altrui, per esprimere l'antipatia verso qualche soggetto in particolare, il voto segreto, quello che è accaduto. Se non ci fosse stato il voto segreto non sarebbe accaduto nulla. Ma il Movimento 5 Stelle non poteva dire pubblicamente di votare contro una norma giusta, che era quella sull'applicazione della legge al Trentino, oppure come facessimo il PD, dire pubblicamente, quindi con il dito, col pollice verso l'alto, di votare a favore della norma giusta e poi fare il contrario nel buio del voto segreto. Noi non ce la facciamo a fare queste cose, cioè, non, è umanamente impossibile per noi.